Siamo scontenti perché non siamo cari, perché i poveri sono mi pregare la Sandra è una grande gioia perché è viva e presente. E Sandra l'ultima settimana prima di morire ci ricordava che era felice perché Cristo è risorto. Lei viveva da risorta e mi fa capire che bisogna vivere da risorti, cioè con Gesù vivo e presente nella nostra vita ogni giorno. Sandra è una santa giovane, è una santa che è stata fidanzata, è una santa che studiava, è una santa che viveva con i giovani delle comunità terapeutiche. Allora è un invito proprio, penso, a prenderci cura dei giovani. Cioè Sandra è stata quella che è stata perché ha avuto delle radici, ha avuto una famiglia che l'ha aiutata a esprimere, no? Questa santità che il Signore aveva già messo nel suo cuore. E quindi, dai, penso proprio che è un'icona per i giovani perché ti richiama ad una scelta ferma, ad una scelta per il futuro, ad una scelta che valorizza ciò che il Signore ha messo nel tuo cuore, la famiglia. Il segreto di Sandra è stata una vita colma di stupore. Lei ha chiesto questa grazia al Signore, non uno stupore a giorni alterni o a corrente alternata, ma uno stupore quotidiano. E il Signore gliel'ha concesso. E così lei è riuscita ad essere la santa della porta accanto, proprio come è intitolata la sua biografia. Sandra ha detto: io non scelgo i poveri, io scelgo te, Signore, che per me, per amore mio, ti sei fatto povero. La sento come una sorella maggiore che ha fatto prima di me dei passi belli verso Gesù. Il valore che ha Sandra per me è soprattutto nella semplicità della fede e nelle domande semplici, sapere proprio guardarsi dentro e ascoltare quelle domande che in fondo tutti ci facciamo, ma a cui forse non ci diamo abbastanza peso, e invece lei proprio le mette fuori, le mette scritte, e se le chiede, se le richiede e si dà delle risposte comunque quotidiane e semplici. A me il personaggio di Sandra mi colpisce molto per la freschezza delle cose che trasmette. Comunque sono sempre cose che colpiscono nel profondo. È proprio la freschezza di una vocazione, della freschezza di stare con gli ultimi, è un messaggio che al giorno d'oggi è molto 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 raro, ma che per chi ha l'occasione di incontrarlo, di scontrarsi, lascia veramente il segno.